È un gnomo armato di ascia, l'umanoide. E quello che posso dire, ecco, è che sarai. Come argomento piacere c'ho sempre il Piemonte io. Il primo numero di Suore Ninja è una versione ampliata di Zombie Game Vaticano, però l'abbiamo praticamente ampliata, appunto, è passata dalle 28 pagine di Zombie Game Vaticano alle 94 di Suore Ninja, quindi è triplicato. E ci abbiamo rimesso mano anche un po' ai testi e anche ai disegni, adesso, perché comunque abbiamo cambiato un po' di cose rispetto a... abbiamo cercato di migliorare le cose che c'erano in Zombie Game Vaticano, quindi dei disegni passo la palla a lei. L'ho comunque ridisegnato tutto, nonostante la storia fosse di base è la stessa, riveduta, corretta e ampliata, però comunque sia le tavole l'ho rifatte tutte da nuovo, nonostante per chi ha già letto Zombie Game Vaticano troverà delle scene che ovviamente qualche scena è rimasta simile, è rimasta uguale, comunque tutto ridisegnato perché così già non mi piaceva più, insomma. La serie appunto in 6 volumi e saranno 6 volumi, con ognuno una storia diversa, però ci sarà una trama sotto che si collega a tutti i 6 volumi. Per ora posso anticipare qualcosa dei primi 3 titoli, perché sennò dopo si spoilerà troppo questa sottotrama di cui parliamo. Il primo numero appunto si chiama Zombie Game Vaticano e la storia degli zombie appunto omosessuali che attaccano il Vaticano e le suore dovranno respingerlo. Secondo, che si chiama Vaticano Lost in Space, praticamente sono degli alieni che rapiscono il Vaticano proprio in blocco e lo portano nello spazio su un pianeta dove succederanno delle cose e le suore dovranno riuscire a riprendersi il Vaticano per riportarlo sulla Terra. Il terzo, che si chiamerà Citofonare Ore Pasti, è praticamente una storia dove c'è Geova, la divinità, nota divinità a forma di citofono, che rapisce la Madonna, la rende schiava e praticamente come le suore dovranno picchiare la Madonna, perché la Madonna cercherà, perché soggiogata da Geova, cercherà di prendersi il Vaticano e distruggerlo, insomma. Dal secondo numero in poi le citazioni si sprecheranno e quindi mi sono trovata a dover disegnare tutta una serie di personaggi strettamente legati alla mia infanzia e cui mi sono divertita tantissimo. Io lascio a lei molta libertà di azione, perché siccome lei capisce molto bene quello che voglio, nel senso che siccome sa quanto sono scemo, anche perché anche lei è abbastanza scema come me, nel senso buono del termine. Grazie. Era un complimento, nel senso che gli piacciono le stesse cose che piacciono a me, quindi sa rendere bene. Tant'è che parlavamo prima delle citazioni, alcune, cioè molte cose non le scrivo io, le mette lei di sua spontanea volontà, tipo personaggini nei monitor, quelle cose lì, senza che io le dico niente. Quindi c'è questa sinergia, qualunque cosa significhi sinergia, che appunto ci fa lavorare molto bene assieme, insomma, ecco. No, come diceva lui, praticamente nella sceneggiatura che a me mi arriva non c'è mai una descrizione delle inquadrature o di come devo vedere una singola vignetta, tranne proprio magari nel caso di gag, che allora deve essere così, magari inquadratura fissa così, se no il resto non scrive niente, tutto ciò mi dice solo quello che succede e poi mi organizzo io, tanto poi lui va bene e quindi dopo gli dico, guarda, doveva esserci un addetto alla security che è diventato un polipo gigante, ti va bene? No, così. Il mio orgoglio nerd... Sto per farmi un tatuaggio con la stellina dell'immortalità di Super Mario Bros. 3. Ma adesso ce ne ho tante, mi viene in mente una cosa successa alla Lucca dell'anno scorso, che arrivò un tizio vestito da Jedi. Io, siccome sono un nerd trekker, io gli feci lunga vita e prosperità e lui accese la spada laser per menarmi. Fu una cosa veramente bella, bel ricordo, insomma. Spero 3 cose, appunto questa cosa delle suore ninja che arrivano a ghermirci, il Papa che durante l'Angelus bruci il primo numero davanti a tutti e una scomunica, perché io la scomunica me la voglio guadagnare sul campo, da vivo. Ecco. Secondo me, base per altezza diviso 2, trovi l'area del triangolo. Secondo me...